quinto salto di Maria Elena Agostini, mentre va in pedana a 3,80 Simone Bordignoni, cerca di eguagliare il personale. Terzo tentativo, conclude così la sua gara il portacolori dell'Atletica di Marca. Ed ora ci sarà il terzo tentativo per Diego Bertotti delle Fiamme Oro Padova, che è l'atleta che ha il miglior personale tra quelli in gara. Intanto c'è il sesto salto per Giulia Tesserolo dell'Atletica Vicentina. Inizia l'ultimo turno di salti. Diego Bertotti prosegue la sua gara con questo salto, mentre è alla partenza la prima serie dei 400 lieve e va in pedana Francesca Gomiero, 5,11 nel salto precedente. Purtroppo nullo questo sesto salto dell'atleta del CUS Padova. Ottimo salto di Simone Bordignon, che supera abbondantemente l'asticella a 3,80, eguaglia il personale e dimostra di valere anche i 4 metri. Parte la prima serie dei 400 allievi. C'è un buon salto di Chiara Bortolotto nel lungo, mentre è in pieno svolgimento la prima delle 5 serie con una via veloce di Nicole De Salvalo della Piave 2000 in corsia 6. Sfiora i 5 metri Chiara Bortolotto con 4,99. Nicole De Salvador si presenta al comando nel rettilineo finale davanti a Marella Marassi del Fiamme Oro. De Salvador Marassi, e c'è ancora un buon salto di Longarato nel lungo, 1,03,58. Non male questo tempo, visto che non aveva tempi di accredito la portacolori della Piave 2000. Ancora sopra i 5 metri, 5,08 per Longarato. E va in pedana Anna Ferrighetto, che potrebbe piazzare la zampata finale e fornire il colpo di scena finale.
sfortunatissima Anna Ferrighetto, che non riesce quest'oggi a trovare la quadra. E vediamo Caterina Maneville, che finora è alla terza posizione con 5.13. Attenzione al salto di Caterina Maneville, vediamo, perché anche prima ci aveva ingannato, vediamo dove ha toccato la sabbia. E purtroppo viene considerato nullo. Nella seconda serie di corsia 1 Aurora Benedetto della Piave 2000, in 2 Isotta Mancin Riviera del Brenta, in 3 Caterina Rossi del Treviso Atletica, in 4 Giulio Modolo Libertà Samp, in 5 Veronica Caronna Vicentina ed in 6 Giada Dalle Sasse della Piave 2000. Miglior tempo di accredito 1.08.35 di Veronica Caronna in corsia 5. Partita la seconda serie con un avvio molto veloce in corsia 5 di Veronica Caron dell'Atletica Vicentina. Veronica Caron, Atletica Vicentina, si presenta nettamente al comando sul rettilineo finale, anche se leggermente indurita. In corsia 1 c'è Aurora Benedetto della Piave 2000, vantaggio rassicurante per Veronica Caron, che ha fatto una partenza molto veloce e migliora di molto il personale, 1.08.79 per lei. Intanto nell'asta c'è il secondo tentativo a 3.90, tentativo di primato personale per Simone Bordignon dell'Atletica di Marca. Nella terza batteria, terza serie, in corsia 1 Francesca Strano dell'Atletica Vicentina, in 2 Giada Boscarato Silca Conegliano, in 3 Margherita Pernecchere Fiamme Oro Padova, in 4 Sofia Ceccato Vicentina, in 5 Sadora Baroni d'Audace Noale ed in 6 Clara Carmignan dell'Atletica Vicentina. Tempi di accredito intorno al 1.06 per Carmignan, Ceccato e Pernecchere. Intanto è iniziata la gara del salto in alto, siamo sulla quota di 1.40 m. Sono impegnate Francesca Moresco Vicentina, Sara Aiani Valpolicella con 1.63 di personale, Giorgia Niero Visabano con 1.69, Petra Ritossa Vicentina, Stefani Barbiero con 1.60 dell'Atletica Riviera del Brento, Marta Mazzanti della Mogliano, Ilaria Menegazzo dell'Atletica di Marca, Nicola Arduini della Livagnano. Sinigaglia, Sinistria Padova con un personale di 1.70, Anna Carollo Vicentina con 1.60, Irene Della Cioppa Ventegodi e Cristina Corona del Piave 2000.
partita la terza serie, avvio più convinto in corsia 6 per Clara Carmignan dell'Atletica Vicentina. Molto bene anche la compagna di squadra Francesca Strano in corsia 1. Intanto c'è il terzo tentativo di Bordignon, Simone Bordignon sulla quota di 3,90. Si presenta al comando Margherita Pernechele sul rettilineo finale. Pernechele, attenzione al ritorno di Clara Carmignan dell'Atletica Vicentina, che ora si porta al comando Clara Carmignan, che va a vincere con il tempo di 1:05:77, che è il nuovo primato personale dell'atleta vicentino. Sale a 4 metri l'asticella nell'asta e va in pedana. Diego Bertotti, che a questo punto penso sia l'unico atleta rimasto in gara. Andiamo a vedere la composizione della quarta serie, 4% lieve, in corsia 1 Diana Tecuceano dell'Audace Noale, accreditata di 1:05:41, in 2 Giulia Pomiero Visavano, 1:05:38 il tempo di accredito, in 3 Stefania Scappin Vicentina con 1:05:91, in corsia 4 Anna Morando dell'Atletica Valpolicella Lucatotina, accreditata di 1:03:02, in 5 Elisa Berlin della Ristide Coin Venezia, che è l'atleta col miglior tempo di accredito in questa serie con 1:02:95, ed in 6 Elena Susana della Gruppo Sportivo La Piave 2000, accreditata di 1:04:59. Mi pare di capire che nell'alto ancora non è iniziata la gara, siamo ancora ai salti di prova. Se sono pronti gli atleti del disco, peso femminile, chiamo col peso femminile allora. Premiazione gara del getto del peso femminile, alla presenza del presidente del comitato provinciale della FIDAL, Vito Vittorio. E già che ci siamo, c'è anche il vicepresidente Gilberto Santorato, che oggi sta correndo di qua e di là. Al terzo posto con la misura di 12:02 per i colori della Valpolicella Lucatotina, Tatiana Corso. Al secondo posto con 12:37 per i colori della Ristide Coin Venezia, Martina Cuovo. Vince la gara ed è campionessa regionale con la misura di 12:73 per i colori dell'Athletic Club Firex Belluno, Joeli Jimenez Luna. E questo è il podio del peso femminile, mentre sta per partire la serie numero 4 dei 400 allieve.
Partenza regolare e avvio deciso di Elisa Berlin del Queen in corsia 5. Annullato già il decalage nei confronti di Elena Susana della Piave 2000. Elisa Berlin, avvio molto deciso. Bene anche la portacolori dell'Atletica Valpolicella, Anna Morando in corsia 4. Berlin Morando. Elisa Berlin del Queen che si presenta al comando quando mancano 100 metri dalla conclusione, al suo interno Anna Morando della Valpolicella, Luca Dottina. Sono le due atlete con i migliori tempi di accredito. Sta recuperando terreno Anna Morando, Berlin Morando, ed è la veronese che ora si porta al comando e va ad aggiudicarsi questa serie con un tempo di 1:03:69 davanti ad Elisa Berlin. Prossima premiazione, appena saranno pronti, quella del disco maschile. Tanto andiamo a vedere la composizione della serie più qualificata sulla carta dei metri 400 allieve. In corsia 1 c'è Virginia Donini della Valpolicella, Luca Tutina con un tempo di accredito di 1:00:11. In 2, un'atleta in grande crescita negli ultimi tempi, Marina Giotto della Piave 2000, 1:00:10. In corsia 3, Vittoria Venier, Coin Venezia, 1:01:69. I 4, Giorgia Zanella, Athletic Club Firex Belluno, accreditata di 1:00:79. In corsia 5, Eleonora Ferrara, Fiamme Oro Padova, 1:00:44. Ed in 6, per l'Atletica Mogliano, Agnese Tozzato, con un tempo di accredito di 1:00:71. Sono tempi molto vicini, per cui è una serie che si preannuncia molto combattuta. E i Rovertotti supera agevolmente, abbondantemente, i 4 metri al terzo tentativo. Lui ha un personale di 4,25, lo ricordiamo. Dei 400, no, aspettiamo un attimo per la partenza dei 400, premiazione del disco allievi, premiazione del disco allievi. Mariano Tagliapietra, consigliere regionale, ad ufficializzare questa premiazione. Al terzo posto con 39,44 per il CUS Padova, Adrian Moreira da Silva. Secondo, con la misura di 41,13 per la Bentegò di Verona, Elia Bertuan. Campione regionale 2014 con la misura di 41,63 per l'Atletica Vis Abano, Federico Marcolin. Tanto viene portata a 4,20 l'asta l'asticella dell'asta e parte la serie numero 5. Attenzione a questa serie, potrebbe uscire la campionessa regionale. Partita la serie numero 5, Donini, Giotto, Venier, Zanella, Ferrara, Tozzato. Parte decisa Agnese Tozzato in corsia 6. Bene anche Eleonora Ferrara in 5, ma anche nelle corsie centrali non scherzano, perché Virginia Donini e Marina Giotto, soprattutto Donini, sta avanzando in corsia 1. Virginia Donini della Valpolicella, Luca Tutina è l'atleta che ha il miglior tempo di accredito insieme a Marina Giotto.
Virginia Donini si presenta al comando, ma c'è il ritorno di Marina Giotto, valida ottocentista anche, ed è Marina Giotto che si invola verso il traguardo. Attenzione al tempo, vediamo se riuscirà a scendere al di sotto del minuto. Marina Giotto, 58,66, va a polverizzare letteralmente il primato personale, che lo ricordo era di 1,00,10. Meritatissimo applauso. Ora ci saranno quattro serie dei 400 maschili, tra poco andremo a presentare la prima, e nell'alto siamo a 1,45 m. Per la premiazione del salto in lungo femminile nei pressi della zona di entrata, del cancello di entrata, chiamo Caterina Maneville, Lisa Longarato e Maria Elena Agostini. Partita la prima serie dei 400 maschili con Alberto Cassina della città di Padova in corsia 2, Davide Pettenò in 3 per la Biotecna Marcon, Massimiliano Barbiero in 4 Biotecna Marcon, ed in 5 Matteo Bordin dell'Atletica di Marca. Avvio proprio veloce per quello di Matteo Bordin in corsia 5, che in questa fase è nettamente avanti. Poi c'è in corsia 2 Alberto Fassina dell'Atletica Città di Padova. Matteo Bordin si presenta al comando sul rettilineo finale. Matteo Bordin davanti a Davide Pettenò. Bordin, Pettenò, siamo agli ultimi 30 metri con Matteo Bordin della Atletica di Marca che vince davanti a Pettenò, 55-72, nuovo primato personale. Intanto comunico le finaliste dei 100 piani donne. Finaliste dei 100 piani donne sono Francesca Sorgato dell'Atletica delle Fiamme Oro Padova, Ilaria credo ci sia un errore nelle finaliste. Andiamo a presentare la seconda serie dei 400 maschili con Francesco Tessolino in corsia 2 per le Fiamme Oro Padova, in 3 Lorenzo Verratti delle Coin Venezia, in 4 Giovanni Zampieri dell'Atletica Nevi, in 5 Alessandro Benini della Bendigoli ed in 6 Davide Casarin dell'Audace Nuvolo. Thank you.
è alla partenza la seconda serie dei 400 maschili. Seconda serie, molto equilibrata questa prima fase, un avvio deciso in corsia 6 di Davide Casarino dell'Audace Noale, molto bene anche Giovanni Zampieri dell'Atletica Nevi, ora si sta muovendo bene anche Francesco Testolin delle Fiamme Oro in corsia 1 e si porta al comando. Quando mancano 150 metri alla conclusione, Testolin si presenta al comando sul rettilineo finale in corsia 2, l'atleta delle Fiamme Oro, margine di una quindicina di metri nei confronti di Giovanni Zampieri dell'Atletica Nevi, e vince Testolin con il tempo di 54,64. 2 secondi di miglioramento sul suo tempo personale, quindi da applausi anche questa prestazione, direi. Diamo lettura intanto dei 6 finalisti della gara maschile dei 100 piani: Michele Rancan dell'Atletica Vicentina, Marco Boschetto dell'Atletica Vicentina, Davide Massaro di Savano, Marco Cucciol della Coin, Riccardo Spadetto delle Fiamme Oro e Federico Polo della Biotecna Marcon. Questi sono i 6 finalisti maschili. Per la finale femminile attendiamo ancora qualche istante perché c'è da verificare qualche risultato. E allora possiamo procedere alla premiazione del salto in lungo femminile. E sarà il presidente provinciale della FIDAL, Vito Vittorio, la FIDAL veneziana, ad ufficializzare questa premiazione. Al terzo posto, con la misura di 5,13 per i colori dell'Atletica Bissabano, Caterina Maleville. Seconda con un sostanzioso miglioramento del primato personale a 5,37 per l'Atletica Vicentina, Lisa Longarato. E primato personale anche per la nuova campionessa regionale, 5,48 per la Liberta Samp, Maria Elena Agostini.